È un viaggio verso la grazia, verso la bellezza, fino ad arrivare al cuore, al centro di tutto, che è il centro di quello che noi siamo poi profondamente. Lei descrive una serie di tappe che conducono alla stanza centrale, che è quella del matrimonio mistico, dell'illuminazione. La vita di Teresa d'Avila è un insegnamento, la sua vita in qualche modo coincisa con la storia della sua preghiera. Teresa è molto sanguigna, ha una grande fisicità, ha una grande carnalità anche nei suoi rapporti ed ha una grande totalità, dove sembra che niente in lei è escluso in questo amore mistico. Questa Teresa è in realtà costruita come una liturgia, questa parola così esatta, così precisa di Teresa, il corpo di Pamela la rende corpo vivo, il verbo si incarna e questo ha a che fare anche moltissimo con il sacro, con la religione. È Teresa d'Avila che è venuta fuori e che mi è, come dire, esploso un po' tra le mani mentre io la studiavo, mentre io cercavo di percepire la sua profondità. L'excursus vitae, abbinato però a delle tappe di pensiero teologico, in modo che tutto sia chiaro, sia la storia della sua vita, ma anche il suo pensiero spirituale.